Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di Lele. Prima di cominciare, come sempre, se non l'avete già fatto, io vi invito a iscrivervi qua al canale della Locomotiva per essere aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti delle pillole. Quest'oggi andiamo a raccontare le gesta di una band fondamentale, band californiana nata nella seconda metà degli anni 60, loro sono gli Iron Butterfly. Già dal nome hanno riferimenti a qualcosa di duro, di graffiante come la voce del loro cantante e di brani, soprattutto dell'album che li ha resi celebri, Nagada da Vida, il disco con la suite, una delle prime suite, un disco che anticipa per certi versi l'hard rock ma anche il rock progressivo degli anni 70 e siamo ancora nel 1968. La band avrà alterne fortune, durerà fino alla prima metà degli anni 70, perdendosi nel marasma delle pubblicazioni di quel periodo. Curiosità legata a questa band è quella legata a Woodstock. La band deve partecipare, ma quando arriva quasi a destinazione rimane bloccata perché il traffico ormai è troppo intenso, un milione di persone stanno per invadere il teatro di quella che è stata uno dei più grandi eventi degli anni 60. Chiederanno un elicottero per arrivare al palco, ma non ci saranno possibilità e non riusciranno così a suonare, e come altre band di quel periodo di cui vi racconterò magari più avanti. Io vi consiglio come sempre un po' tutta la loro discografia, anche album minori come quello che ho in mano, questo Metamorphosis, ma ovviamente se non lo conoscete su tutti, in Nagada da Vida. Io sono ancora qui, e voi? Bene, se vi è piaciuta anche questa puntata delle pillole, io come sempre vi chiedo di regalarci un like qua sotto al video e magari anche un vostro commento a questa pillola.